È un romanzo in cui racconti il bello dello chef, ma anche le ombre dello chef. Soprattutto. Le ombre, secondo me, sono altre, in particolare due sulle quali metto l'accento, cioè la quantità enorme di lavoro nero, tanto, e lo sfruttamento dei migranti, quindi dei lavoratori stranieri, che mediamente vengono usati ovviamente per le mansioni più umili. Per tagliare le patate? Ma nemmeno, cioè fondamentalmente per lavare i piatti. Al lavaggio c'è sempre uno straniero che prende 700-800 euro al mese e si fa le sue 12 ore come i cuochi. Ti incrocio a Padova, non perché stai presentando il libro in questi giorni, no, a Padova, infatti, ma perché infatti hai scelto di lavorare in un posto che a me piace molto, che qui è il chiosco. Questo locale segna il mio rientro in cucina, perché diciamo con l'avventura del libro mi ha tenuto lontano dai fornelli per 2 anni abbondanti. Hai scelto Padova perché? Ho scelto Padova per amore. Per amore. Perché una padovana mi ha sequestrato. Con quale piatto l'hai conquistato? Io non rispondo mai alle domande sui piatti, ma in questo caso c'è. Mi ricordo benissimo che la prima volta che l'ho invitata a casa ho fatto un piatto di crudi, che poi è una cosa semplice, però c'è sempre crudi di pesce, insomma, una serie di cosine carine. Lì non si sbaglia, diciamo. Lì non sbaglia, esatto. Un buon bicchiere di vino bianco e vai sul sicuro. Grazie Leonardo. Carne Trita, per chi non l'avesse ancora letto o visto, è un libro che ha avuto il suo successo, ma ne avrà ancora. Anche all'estero, no? Sì, è uscito negli Stati Uniti e in tutti i paesi di lingua spagnola. Grazie, buongiorno mattino. Grazie a voi, ciao.